Dopo il Consiglio dei Ministri di questa mattina, il Ministro del Lavoro Enrico Giovannini e il Sottosegretario Filippo Patron Griffi hanno sottolineato in una conferenza stampa a Palazzo Chigi come il pacchetto di lavoro preveda un impegno per circa 1,5 miliardi di euro. Un calcolo puramente teorico che può attivare 200.000 soggetti. Giovannini ha sottolineato come gli 800 milioni di incentivi per l'assunzione di giovani disoccupati e inattivi potrebbero produrre 100.000 occupati a tempo indeterminato. Per i nuovi assunti a tempo indeterminato, contributi azzerati per 18 mesi, 12 mesi invece per le trasformazioni da determinato ad indeterminato. È chiaro che noi abbiamo in Italia imprese in grave difficoltà, ma anche imprese in crescita. Ed è altrettanto atteso, anche sulla base degli ultimi dati, un recupero produttivo verso la fine di quest'anno. Cosa stiamo cercando quindi di fare? Di aumentare l'intensità occupazionale all'inizio della ripresa e non dopo che la ripresa si sia consolidata. Viene creata una struttura di missioni presso il Ministero per preparare il Paese a una politica sulla garanzia giovani che, nel caso in cui il Consiglio europeo confermi così le anticipazioni che avete sentito anche sui media, cioè concentrerà nel 2014-2015 i fondi della cosiddetta garanzia giovani, questa struttura di missione metterà insieme regioni, province, camere di commercio, Italia Lavoro, ISPO, Ministero e così via, per migliorare l'incontro domanda-offerta e disegnare un nuovo sistema di cosiddetta PES, cioè Public Employment Services, i servizi all'impiego. Facciamo degli interventi anche di semplificazione sulle start-up e sulle società a responsabilità limitata semplificata, le famose società a un euro, che erano stati orientati in particolare per i giovani, che invece possono essere utilizzati anche da ultra 35 anni, che era il limite precedente. Vorrei anche ricordare che gli interventi che recuperano invece i disoccupati, quell'incentivo di cui ho parlato prima non si applica soltanto ai giovani, per il recupero dei disoccupati in ASPI, è un intervento che presumibilmente andrà soprattutto a fasce di età non proprio giovanile e quindi in questo senso il provvedimento è equilibrato perché si fa carico anche di ultra 35enni ma anche ultra quarantenni e ultra cinquantenni proprio per tentare di recuperare il prima possibile il capitale umano incorporato in questi soggetti. Le assunzioni devono avvenire entro il 30 giugno 2015 per poter beneficiare di questo incentivo. Naturalmente potremo ragionare una volta disponibili i fondi strutturali nuovi della programmazione 14-20 se ci potranno essere degli altri modi per utilizzare questi fondi anche per incentivare, però questo incentivo termina il 30 giugno 2015. L'incentivo contenuto nel Salva Italia, che prevedeva incentivazioni per conversione di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato o anche incentivazioni per contratti a tempo determinato, hanno visto complessivamente oltre 40.000 domande, di cui circa 24.000 accolte. Quindi vuol dire che un incentivo per le assunzioni a tempo determinato sarebbe probabilmente stato uno spreco di denaro pubblico, perché stiamo dando più flessibilità senza aggravio di costi.